Eh, buonasera, eh, bentrovati al Museo della Grafica almeno a questi incontri che il Museo della Grafica sta organizzando in streaming, eh, grazie anche alla collaborazione del Polo Multimediale. E subito ringrazio anche Vladimiro D'Angela e tutto lo staff del Polo che ci sta supportando. E stasera è un appuntamento d'eccezione perché inauguriamo un ciclo eh, di incontri. Per ora, in questa appunto modalità in streaming, eh, però è un ciclo di incontri che ci terrà compagnia eh, durante questi mesi. Eh, in collaborazione con la Fondazione Raggianti eh, di Lucca, il centro di studi Car eh, dice Carlo Ludovico Raggianti, eh, quindi un'istituzione di grande prestigio accomunata con, il, con noi da, appunto, dal nome di eh, Ragghianti eh, innanzitutto devo portare i saluti della nostra Presidente la, prof, la Professoressa Virginia Mancini e con lei dell'amministrazione eh, comunale eh, i saluti anche del Sistema Museale di Ateneo e ringrazio la Professoressa eh, Chiara Bodei eh, Dicevo appunto il nome di Ragghianti, che soprattutto accomuna queste due istituzioni, il Museo della Grafica del Comune dell'Università di Pisa e la Fondazione Ragghianti. Il Museo della Grafica, come sapete, ospita infatti le collezioni del gabinetto disegni e stampe di quel gabinetto disegni e stampe fondato. Ormai alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, da Carlo Ludovico Ragghianti, allora docente, allora direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa. E, e quelle collezioni formate proprio sul nucleo originario della, della donazione della, delle opere di Sebastiano Timpanaro Senior. Costituiscono proprio l'anima, il cuore delle raccolte dell'Ateneo e oggi proprio del Museo della Grafica. Il nome di Radianti, invece, è proprio nata la fondazione, che è una brillante, vivacissima attività sia espositiva sia soprattutto come centro di studi. E questo devo dire grazie molto anche al direttore, a Paolo Bolpagni, che peraltro abbiamo avuto il grande piacere di aver avuto la scorsa settimana. Come eh, ospite e autore di una brillantissima eh, conferenza su arte e musica, eh, su Kandinsky e Musski che ha avuto un grandissimo successo e quindi torno a ringraziarlo. Ma lo ringrazio soprattutto per questa eh, complicità nel proporre questa serie di storie, questi racconti che attraverso la voce dei più autorevoli studiosi. Di temi del Novecento raccontano proprio protagonisti, temi, momenti, luoghi della nostra cultura artistica. E proprio del secolo scorso. Quindi il filo rosso radiantiano, certo, perché unisce queste due istituzioni, ma soprattutto il filo rosso di un Novecento di cui speriamo di offrire tanti, tante suggestioni, tanti racconti in grado di originare altre storie, altri racconti. E, e certo, incipit migliore non poteva essere quello, se non quello con Giorgio Morandi. E, prima di tutto grazie anche all'autorevolezza della nostra ospite, Mariela Pasquali, che ringrazio davvero <ride> al profondo per aver accettato eh, questo invito, ma lascio poi a, a Paolo Volpagni di presentarla. Ma ah, poi anche perché Morambi, per esempio, è un nome che, con cui la, uh, che, che è un nome centrale anche nella costituzione della raccolta e degli interessi di Sebastiano Timpanaro e quindi del gabinetto di segne e stampe. E Timpanaro aveva studiato a Bologna, lui fisico e poi storico della scienza, aveva studiato a Bologna e proprio per questo, come poi confessava all'amico Luigi Bartolini eh, aveva questa grande passione per Morandi, capace, come proprio scriveva Luigi Bartolini e Sebastiano Timpanaro, di lasciare eh, tra le cose più belle dell'arte italiana di oggi. È proprio vero, è eh, le cose più belle, le cose più emozionanti, sia a livello pittorico sia a livello grafico. Quindi è un nome, sono argomenti, è un tema, tradotto questo declinato sui luoghi, estremamente affascinante. E io a questo punto eh, cedo proprio la parola a Paolo, eh, ringraziandola ancora eh, per, per questa condivisione di questa bellissima avventura tra le storie del Novecento. Grazie, molte grazie ad Alessandro, ad Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica di Pisa, con cui eh, abbiamo composto questo programma, appunto, Storia dal Novecento, eh, che comincia oggi, come diceva appunto anche Alessandro Tosi, eh, un inizio scelto non a caso, Giorgio Morandi in effetti è un artista che fu legato a Carlo Ludovico Raglianti e Carlo Ludovico Raglianti a lui legato, ci fu una stretta conoscenza tra i due e la relatrice, con lei che ci parlerà oggi dei luoghi della vita e dell'arte di Giorgio Morandi, eh, è una studiosa che ha dedicato una parte davvero cospicua della propria attività a, allo studio, alla valorizzazione di questo straordinario questo aggettivo a volte abusato in questo caso invece è assolutamente adeguato questo straordinario artista italiano del novecento. Marilena Pasquali infatti che è critica storica dell'arte è colei che fondò nel 1993 e che diresse fino al 2001 il museo Morandi di Bologna e su Morandi ha curato negli ultimi 30 anni, anche un pochino di più, molte mostre in Italia e all'estero, eh, ovviamente la prima progetto Morandi tra l'88 e il 90, passando per la mostra del centenario nel 1990, una mostra a Tokyo, quella al Museo Thyssen di Madrid nel 99. E molte altre, insomma, ce n'è anche una molto interessante su Morandi e Licini. E oltre all'attività di curatrice di mostre dedicate a Giorgio Morandi, Marilena Pasquali ha anche scritto la monografia Giorgio Morandi Studi e Ricerche 1990-2007, ha fatto il catalogo ragionato degli acquerelli nel 91 e quello dei disegni di Morandi nel 94 accurati carteggi tra Morandi e Cesare Brandi, tra Morandi e Carlo Ludovico Vittoragliardi, Cesare Gnudi, eh, quello tra Morandi e Giuseppe Raimondi. Una delle realizzazioni più recenti è il eh, catalogo generale delle opere 1985-2016, dove questi due anni non si riferiscono ovviamente alla data di esecuzione delle opere, ma alle opere di Morandi, riconosciute come autentiche nell'attività del Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna. E poi c'è l'ultimo libro che anche sulla rivista, su una delle due riviste della Fondazione Radianti e Critica d'arte, l'ultimo libro, Il sentimento delle cose, che è una raccolta di saggi di eh, Marilena Pasquali, appunto, dedicata a questo artista. Come anticipavamo, Marilena Pasquali è Presidente del Centro Studi Giorgio Morandi e del Comitato per il Catalogo delle Opere di Morandi. Eh, oggi, nello scibile della grandissima uh, attività, dei molti studi, delle molte conoscenze su Giorgio Morandi, Marilena Pasquali ha scelto di parlarci in maniera particolare dei luoghi, dei luoghi della vita e dell'arte, però... Chiederei a Marilena se è d'accordo di cominciare anche a beneficio di un pubblico non necessariamente specialistico, magari offrendoci un breve profilo biografico dell'artista, con l'ausilio magari anche di immagini, per passare poi a trattare il tema appunto dei luoghi, magari i luoghi della vita. Alessandro Tosi, il Museo della Grafica, coloro che ci stanno ascoltando e la nostra relatrice, Marilena Pasquali. Le cedo la parola e auguro a tutti una buona conferenza, buon ascolto e buona visione. Prego, Marilena. Eh, grazie Paolo, grazie Alessandro, grazie di avermi invitato soprattutto come prima cosa, eh, come dico spesso, invitarmi a parlare di Morandi per me è sempre un invito a nozze, quindi persino a rem da remoto, cosa difficilissima perché non ci si vede, non si è insieme, ma andiamo avanti, andiamo avanti. E eh sì, cominciamo da due brevissime note biografiche, ma come si sa se non si vuole andare ovviamente, nel più insomma, ricercarne al profondo, eh, parlare della vita di Morandi è poi tutto sommato cosa piuttosto rapida, perché eh, come egli stesso disse in un'intervista, una delle pochissime interviste, credo che siano cinque in tutto, rilasciate durante la sua vita in un'intervista del 58 a uno studioso, Edoardo Ditti. Eh, lui a una domanda precisa dell'intervistatore dell rispose dicendo che aveva avuto, lo dico in italiano perché l'intervista poi è in inglese: aveva avuto la fortuna di una vita priva di eventi significativi. Eh, si direbbe il contrario: no? ognuno di noi desidera fare chissà che cosa, no, Morandi desiderava stare tranquillo. E questo è verissimo. In questa vita priva di eventi significativi, particolarmente significativi o comunque di grossi salti, di grossi cambiamenti, che cosa possiamo dire? Appunto, Morandi nasce a Bologna nel 1890, eh, studia all'Accademia di Belle Arti, dove si diploma nel 13, sono proprio pochi dati, rapidissimi. Magari andiamo con, la prima, con le prime immagini. Con la prima immagine, anzi, così eh, vediamo. Ecco, questo è un autoritratto di Morandi del 1924. Ora, agli uffizi, nel famoso corridoio vasariano, che poi non è più tale, diciamo, nel, nella galleria dell'autoritratto, è stato lasciato agli uffizi come legato testamentario da Lamberto Vitali, il primo grande, fondamentale catalogatore, appunto, dell'opera di Morandi. Mi diceva, appunto, eh, Morandi si diploma nel 13, eh, Praticamente. Le sue, la sua opera, ehm, per quanto se ne sa, ma è così, eh, si può dire che inizi nel 1910-1911, sia a livello pittorico e anche a livello grafico, con una prima incisione nell'11. E quindi, insomma, da qui ecco, possiamo vedere già la prossima perché. In questa semplicità di racconto, mi piace questo concetto di raccontare Morandi. Eh, appunto, è questo ragazzo, qui lo vediamo già adulto, vi dirò eh, dove siamo arrivati a questo punto. Eh, questo giovane, appunto, diplomandosi nel 13, ha già le idee molto chiare. Si guarda intorno, soprattutto alla grande arte mh, francese, soprattutto a Cézanne, come si sa, ma anche poi a Henri-Rousseau, Le Douanier insomma ci sono diversi riferimenti eh, che so, i fiori di Renoir per dire la Biennale del 10 insomma ci sono diversi riferimenti ma soprattutto appunto si guarda intorno con grande mh, acutezza diciamo per apprendere, proprio per prendere per fare sue mh, certe notazioni proprio sulla costruzione dell'immagine Morandi inizialmente è noto solo in un piccolo cerchio di intellettuali soprattutto poeti Ancora prima che artisti, comunque poeti e artisti soprattutto. E poi eh, questo accade anche pochissimo a Bologna, soprattutto Firenze e poi Roma, eh, ma poco a poco questa, questa ampia notorietà aumenta. Fino a quando, intorno al 1928-1930, possiamo dire che insomma, comincia ad essere conosciuto anche grazie ad alcuni articoli importanti usciti che so, di Soffici, di Carrà nel 25, eccetera, di Soffici nel 28, eccetera. Mm, la foto che abbiamo visto prima quella subito precedente, no quella precedente era quella di prima si riferisce mm, qui vediamo, ecco ancora quella di prima magari, quella precedente ecco, sì. questa si riferisce alla biennale del 48 che forse è stato il punto così invito ovviamente di Morandi di maggior riconoscimento non dico successo ma insomma perché nel 48 la prima biennale riformata del dopoguerra Morandi riceve, si vede assegnare il primo premio per la pittura. Qui lo vediamo davanti a un suo, un suo dipinto metafisico del 1918, ora a Brera ex collezione Iesi ora a Brera eh, perché davanti a un dipinto così vecchio nel 1948 perché di fatto è un premio alla carriera ma ufficialmente viene dato nell'ambito di una mostra eh, di artisti italiani che sono poi quelli della metafisica cioè De Chirico, Morandi e Carrà artisti italiani tra il 10 e il 18 eh, o il 19 no, tra il 10 e il 20 eh, presentata da Francesca Arcangeli ecco, in questo quadro gli viene dato, gli viene assegnato il primo premio che come vi dicevo di fatto però ha un premio tutta la sua carriera, perché nel 1948 Morandi era già, non dico il Morandi di oggi, però insomma negli ambienti intellettuali era già considerato tale. La prossima immagine, ecco questo ci mostra un Morandi dentro la sua camera studio di cui parleremo appunto parlando dei luoghi, ci mostra un Morandi sorridente. Eh, di solito mh, le foto sue sono tutte foto di un uomo innanzitutto anziano, mentre invece ci sono pochissime foto di Morandi giovani. Eh, mentre invece poi appunto è stato giovane come tutti e invece praticamente anche gli aneddoti, i ricordi, le testimonianze quasi sempre si riferiscono al Morandi del secondo dopoguerra. Eh, per vari motivi, anche le lettere, tutto quello che sappiamo, insomma, anche perché ehm, ci fu un trasloco eh, nel 1933, sempre lì, sempre in via Fondazza, sempre a Bologna, ma eh, durante il quale Morandi perse molte cose, molti documenti. Per cui anche a livello proprio di archivi, eccetera, noi abbiamo moltissime cose sul Morandi già adulto, perché in fondo nel 1933 Morandi era già un uomo di 43 anni, non era proprio un bambino. Ecco, in questo caso lo vediamo nel suo studio, è una foto del 1956 fatta proprio da Lamberto Vitali e quella signora di cui si intravede solo una mano era la splendida, splendida moglie di Lamberto Vitali, si chiamava America come, come l'America e eh, così insomma diciamo che Morandi era abbastanza sensibile poi a tutto ciò, a questa bellezza per cui in questo momento ad esempio lo vediamo sorridere eh, andiamo avanti perché ce n'è ancora una così questo brevissimo ecco vedete qui è con Roberto Longhi eh, Morandi e Longhi sono tutti e due del 1890, si conoscono, si conoscono a Bologna quando Longhi arriva per insegnare storia dell'arte all'università, anzi eh, nel 34, 1934, anzi destò addirittura, più che scandalo, scalpore, ma anche scandalo, eh, il fatto che Longhi nella sua prolusione all'anno accademico mh, della, sua, della sua cattedra, eh, appunto parlò dei grandi pittori bolognesi, che so, del 300 e poi naturalmente del 600, eh, Guercino, Reni, Carracci, Reni e non, no, poi saltò a piedi pari l'Ottocento bolognese, devo dire che io sono assolutamente d'accordo con lui, salvo eh, un, due casi di due artisti, ma mh, saltò completamente l'Ottocento per parlare di questo nuovo artista che lui definì un nuovo incamminato, in questo modo ricollegandolo poi all'Accademia dei Carracci, quindi il fatto di vedere in lui questo nuovo classico, diciamo saltando tutti gli altri che l'avevano preceduto, naturalmente a Bologna sto parecchio scalparo. Mm, e poi sono rimasti amici sempre. Forse Longhi avrebbe dovuto scrivere lui la monografia, ma in realtà eh, questo non è mai accaduto. Di eh, Sumorand, ci restano soprattutto i suoi due testi corti, molto brevi, importantissimi. Uno per una piccola personale alla Galleria del Fiore di Firenze nel 1945 quando, figuratevi, il 21 aprile del 1945, è il giorno, Firenze era già liberata da un pezzo, invece è il giorno in cui viene liberata Bologna, mm. e quindi in quel giorno eh, Longhi non sapeva ancora nulla di Morandi, non aveva più saputo nulla, non spesso fosse vivo, morto, niente, però inaugura questa piccola mostra, e nel testo si inaugura di poter ancora camminare sotto i portici della vecchia Bologna. E poi ancora, quando Morandi muore nel 64, Qui finiamo con questo piccolo excursus biografico. Eh, Morandi muore nel giugno del 64 durante i giorni della vernice della Biennale di Venezia e la sua morte eh, rappresenta quasi uno spartiacque, no? è la stessa Biennale in cui viene presentata in, in Europa, a Venezia, la poparta americana. E quindi insomma è proprio una sorta di spartiacque fra due mondi e questo pezzo ci fu e fu la commemorazione radiofonica tenuta da Longhi, eh, avrebbe dovuto farlo Cesare Brandi ma Longhi in qualche modo lo chiese, insomma la fece lui e questo testo veramente importantissimo... Fu poi pubblicato su Paragone con il nome, con il titolo Exit Morandi. E qui che lui parla, appunto, conclude dicendo che quando il tempo. Adesso io sto parafrasando naturalmente: quando il tempo farà giustizia e farà un po' di spazio, un po' di chiarezza, quello di Morandi sarà uno, sarà uno dei pochissimi nomi che resteranno del, di questo secolo, lui diceva, cioè del ventesimo secolo. Ecco, ehm, naturalmente, ehm, così chiuderei qui queste brevissime note appunto dicendo che al di là delle occasioni. Mm, come dire artistiche, non ci sono eventi particolari, non sono fatti eh, particolari nella vita dell'artista che appunto ha sempre vissuto a Bologna e qui veniamo poi ai luoghi, eh, ha insegnato all'accademia, prima addirittura lui si diploma nel 13, viene incaricato dell'insegnamento del disegno, pensate, nella scuola del comune di Bologna e lo mandano a insegnare anche in montagna, in pesotti sperduti, così. Eh, poi nel 29... Eh, gli viene riconosciuta per chiara fama e eh, senza concorso. E nel 29 il Ministero in, in, dire, creò per la prima volta la Cattedra di Tecniche dell'Incisione in tutta Italia, non solo a Bologna. Eh, quindi non c'era prima un insegnamento. Morandi che aveva fatto l'Accademia, pur essendo questo grafico straordinario, è di fatto un autodidatta. In, mh, perché sì, lo curava un po' il professore che insegnava anche pittura, ma niente di più. Per cui, insomma, lui nel 1929 si vede riconoscere appunto il all'Accademia di Belle Arti e eh, di tecniche dell'incisione e l'ha mantenuto, eh, proprio temperando ogni anno con un estremo rigore e disciplina l'ha tenuto fino al 56, quindi aveva già 66 anni quando chiede di andare in pensione, chiedendo ad esempio anche a Brandi di aiutarlo, perché poi anche si di allora: insomma, il direttore non voleva lasciarlo andare a casa però in effetti nel 1956 Morandi va in pensione appunto muore nel 64 e quindi questi ultimi otto anni sono fondamentali proprio perché lavora moltissimo negli ultimi anni lavora moltissimo ecco questo così per dare intanto qualche, qualche, così, qualche riferimento e si può tener conto del fatto che c'è una leggenda, una volgata che fa di Morandi una sorta di monaco della pittura e ogni tanto ridendo dico una specie di stilita sulla sua colonna no? eh, che non ha praticamente rapporti col mondo non è, vero, non è vero, assolutamente non è vero. Eh, Morandi è vero che cercava, desiderava la solitudine per poter lavorare, sicuramente era un carattere chiuso ma aveva degli amici aveva molte persone che lui rispettava mh, molte altre non gli andavano giù e quindi era anche piuttosto duro con quelli che non stimava diciamo, eh, non è vero che è rimasto sempre chiuso tra Accademia e Via Fondazza questa via Bologna nel centro storico seppure diciamo all'estremo limite mh, delle, in teoria quelle che sarebbero state le mura fino al Novecento e quindi era dentro il centro storico non proprio nel, in piazza maggiore diciamo e quindi non è vero che è rimasto sempre chiuso in casa. Morandi faceva diversi viaggi tutta la vita, poi di fatto viaggi appunto a Roma a Firenze, Venezia per la Biennale, dove non solo ha esposto, ma è stato molte volte in commissione di ammissione eh, per i vari artisti o per gli acquisti e anche ovviamente Milano. Le quattro e quindi veniamo già ai luoghi, come vedete, le quattro città che lui frequenta soprattutto eh, sono queste e le frequenta mh, per motivi diversi. Firenze perché ha degli amici. Firenze è forse la prima città che riconosce Morandi, non solo per artisti come Rosai, o dal 28 in poi Soffici, ma proprio anche per i poeti, l'ambiente dell'ermetismo fiorentino, insomma anche prima, un po' prima, va bene, e poi invece Roma per tutto un giro diciamo di critici di storici dell'arte, pensate a Brandi che a un certo punto da Siena va avanti e dietro tra Siena e Roma, pensate a Berlianchi, un amicissimo di Brandi, che stimava moltissimo Morandi, e anche mh, di giovani artisti allora. Milano per il collezionismo? soprattutto i collezionisti grossi di Morandi anche dagli anni, dagli anni 30 in poi sono soprattutto a Milano tra, tra, anche grazie alla Galleria del Milione di Gino Ghiringhelli e Veneti per Biennali, ecco queste sono le quattro città che lui frequenta di più, fuori Bologna naturalmente. Eh, e poi, ecco soprattutto Morandi, anche standosene a casa sua, è sempre in contatto con le, non dico le menti migliori, ma molti fra gli intellettuali più interessanti d'Italia. Un po' perché gli altri lo stimano e si rivolgono a lui come un pari, un po' perché egli stesso poi si circonda e ama circondarsi di persone di altissimo livello e con loro parla poi di tutto. Io. Ho lavorato tanti anni insieme a Maria Teresa Morandi, l'ultima sorella, e vi devo dire che appunto mh, parlavano di politica, di cibo, di funghi, di cani, di qualsiasi cosa. Più difficile parlare di pittura con Morandi, indubbiamente. È difficilissimo entrare nel suo studio. Ecco questo magari possiamo chiudere qui questa prima parte e andare velocemente avanti, perché... eccoci qua: i luoghi di Morandi, si diceva: innanzitutto Bologna, ma questa è Grizzana perché innanzitutto Bologna, perché Bologna è il centro della sua esistenza, sicuramente della sua vita, non c'è dubbio. Penso che gli amasse veramente la città, seppur con una sorta di, diciamo, non dico odio-amore, però con qualche sana e, e giustificata diffidenza, perché non è fatto te con i pittori bolognesi, ma i pittori bolognesi gliel'hanno giurata, quindi... Per, per parecchio tempo e forse ancora oggi devo dire eh, questa diffidenza questa sottovalutazione anzi de, de, dell'opera di Morandi a Bologna esiste, rimane c'è oggi tutti sanno che è un grandissimo artista però insomma vabbè, non dico le generazioni più giovani ma magari vecchi magari non ci sono più eh, però insomma questo filo un po' contrario c'era anche intendiamoci per colpa sua. Comunque Bologna era la sua città, non c'è dubbio. Eh, per esempio, eh, anzi, vi dico subito che io ho portato praticamente come immagini solo dipinti. Mm, ma proprio perché so che voi avete questo bel museo di grafica, queste collezioni importanti, dove c'è anche Morandi, naturalmente, perché Timpanaro era un suo referente ed un suo amico, eh, però insomma, ho pensato appunto che sia magari più così. Per contrasto, più interessante vedere la parte dipinta. Ma eh, alcune immagini di Bologna, non, non ci sono paesaggi di Bologna, assolutamente, se non del cortile interno di Via Fondazza, che è appunto là dove lui abitava. Ma mh, ci sono però delle immagini all'inizio degli anni 20, 23, 24, quegli anni lì, Fatti proprio all'incisione all'acqua forte abbiamo due lastre sul su campo da tennis ai giardini Margherita, che sono così, un piccolo parco che è a Bologna sotto le colline, abbiamo un'altra un incisione che rappresenta Casa Carducci a Bologna, insomma, c'è un, pa un paesaggio dell'osservanza, un altro paesaggio della Montagnola, che è un altro parco bolognese verso la stazione. E però, insomma, mh, diciamo, sono immagini che lui ha fatto da giovane e all'acqua forte. In pittura non c'è nulla, non c'è nulla che possa riferirsi chiaramente. Parlo di paesaggi naturalmente a Bologna. Invece, Grizzana, noi qui abbiamo subito il del 13, eh, Morandi. Eh, se Bologna è la sua città, eh, Grizzana rimane la sua aspirazione in qualche modo. cioè Egli desidera d'estate andare a Grizzana. Non, ci, non può andarci tutta la vita, non può andarci ogni anno. Inizia nel 13 e nel fuoco delle polemiche. Perché poi, nel 13, Morandi, è appena diplomato, eh, è anche contro i suoi professori. Insomma, ci sono sarebbe molto lunga perché parlare di Morandi ci vorrebbero ore, non è il caso. Ma mh, quindi, dal fuoco delle polemiche cittadine, compresa una curiosità e non di più per il futurismo, eh, beh, di, improvviso d'estate, insieme alle famiglie, alle sorelle, Morandi aveva una mamma e tre sorelle babbo era già morto, ehm, si trasferiscono a Grisana per un puro caso, perché è una sorella conosciuta, un po' così un aneddoto biografico. Diciamo che il primo impatto è casuale, la prima conoscenza è casuale, e solo che questa conoscenza casuale poi si trasforma in amore. Per, forse per queste eh, pendici così eh, piene di luce, un po' scabre dove l'aria passa limpida, perché Grisana è sul crinale tra Bologna e Firenze. E non è in fondovalle, è in cima, cioè in cima a 600 metri, eh? però insomma intorno a delle piccole cime, diciamo se volete, coperte anche di boschi, ma l'aria è limpida, il cielo è sempre pulito e, e quindi Morandi si innamora di questa pulizia, di questa secchezza, di questa nitidezza dell'aria ecco. e quindi da allora quando può tornerà, vediamo la prossima. Che siamo già più avanti, la prossima immagine, eccola qui. Pensate, tanto per darvi una scaletta, Morandi può andare, anzi, diciamo va a Grizzana eh, innanzitutto nel 13-14, poi c'è la guerra, quindi tutto si interrompe anche qui teniamola breve Morandi viene riformato perché fin da giovane ha sofferto di reumatismi fortissimi, fin da ragazzo un po' raccolato dalle sorelle e dalla mamma un po' forse era anche un po' non so, misantropo, non riesco a dire no, misantropo no ma comunque aveva un po' le sue manie risultato mh, riesce, ha sofferto molto ha sofferto molto questo ragazzo fin da giovane proprio, tanto che nel 17 subito prima della svolta della metafisica pensate di questa stagione improvvisa della metafisica Morandi Sembrava quasi che se ne andasse, ci sono testimonianze anche di Riccardo Bacchelli. Sembrava che stesse per salutare, e invece insomma ce l'ha fatta e ne è uscito benissimo. Bene, dopo, quindi 13-14 la prima volta, tornerà a Grisana nel 27. Eh, gli anni precedenti non, non, non ci va, non, non riesce ad andare, fa piccole cose sempre in altri paesotti dell'Appennino, ma niente di più. Eh, dal 27 al 33. E questo è appunto un dipinto del 27. Vedete ecco, vi parlavo di quest'aria limpida, questo è già in pieno Morandi, la, la pulizia dei suoi colori, questo color miele sole che lui ritrova nella casa come anche nel, nel terreno, unito all'azzurro. Questo quadro io lo conosco, lo, lo conosco bene personalmente, lo esponevo proprio la prima volta, l'ho visto io naturalmente, alla mostra con Licini a fermo nel 2011. E vi posso assicurare che, per esempio, il cielo azzurro. È dato dopo viene quasi addirittura va sulle prime fronde lì degli alberi più le fronde più alte degli alberi quindi è un cielo assolutamente pulito che gli è servito per aprire lo spazio proprio questo quadro era di antonio baldini ad esempio lo scrittore quindi insomma per dirvi come poi ecco possiamo andare al prossimo non perdiamoci troppo se no dimorandi Ecco, vedete, questo è del 35. Perché questi salti? Per darvi alcuni esempi. Eh, Morandi, appunto, va a Grizzana d'estate dal, dal 27 al 33. Poi non si sa esattamente il perché, cioè non abbiamo delle notizie sicure. Eh, nel 30, dal 34 al 38 andrà in un altro paese che è sempre a 600 metri sempre nell'Appennino Bolognese si chiama Rocca di Rofeno ma è sul fondo valle e quindi ha una, come dire, una vegetazione una ricchezza d'acqua tante polle sorgive tanti punti insomma in cui le, la vegetazione è più densa e più rigogliosa e anche il suolo è più umido insomma c'è una diversa anche qualità della luce io credo che sia questo allora, il primo anno nel 1934 dipinge paesaggi molto più, come dire, rigogliosi, ma già nel 1935, vedete, questo è un quadro mh, che sta a Milano e vedete già nel 1935 ripulisce e di nuovo ha queste eh, scans scansioni così limpide, queste cromie e anche la, la struttura, la costruzione dell'immagine, vedete così a fasce sovrapposte, quasi a cubi, cioè adesso vedremo, adesso fra poco vedremo un paragone, un confronto. Con una natura morta, con una composizione di oggetti, insomma, le analogie sono sempre strettissime. Addirittura, alla fine, con Morandi, soprattutto nei disegni, si fa fatica a capire se sia se quello che noi stiamo guardando in quel momento sia una natura morta, oppure sia un paesaggio, proprio perché le linee ormai costruiscono volumi e basta. Andiamo alla prossima. Anche questa che vedremo è del eh, 35-36, è un'opera che io trovo straordinaria. È un paesaggio sempre di Rofeno, di Rocca di Rofeno: quindi vedete, è più pieno di natura, quasi una cascata che viene verso di noi. E c'è quella specie di spazio bianco fra i due alberi lì su, no? nella parte più alta, nella fascia superiore, e sembra quasi quella specie di Io la chiamo una bottiglietta bianca. Come in tante motore morte, appunto, degli anni 30, si ritrova questa specie di presenza centrale che illumina tutto il resto della composizione. Anche in un paesaggio come questo, lui fa la stessa cosa. Andiamo avanti velocissimi, vediamo la prossima. Ecco qui perché dopo, eh, qua, quanti sono? Cinque stati, quattro, no, quattro stati passati a Roffeno Morandi torna a Grezzana. Questo è del 40, un quadro vedete, straordinario. Fra l'altro è molto grande. Questa appartiene alla collezione di Giuliano Gori a Santo Matto a, a, a Celle, insomma, è vicino a Pistoia. E, eh, no, no, no. È un quadro anche questo. Ecco, vedete come sono costruiti i quadri morandiani? Sempre per fasce sovrapposte. È chiaro che la pigliola la realtà non manca mai qui poi siamo addirittura a plein air tenete conto che morandi solo nel nel secondo dopoguerra essendo già un uomo di una certa età quando andava a grizzane ne parleremo non dipingeva più diciamo dal vero cioè restava nel suo studio e attraverso la finestra guardava i suoi paesaggi abituali quelli che lui amava e li riprendeva da lontano ma fino al 43 lui andava andava in giro su al studio di Grisana c'è ancora il cavalletto e ci sono i colori, il cavalletto portatile, la valigina con i colori e lui andava, faceva delle lunghissime passeggiate, magari andava anche a funghi o girava col suo cane, ma soprattutto andava a dipingere e qualche anno fa insieme a un vecchio come dire contadino di Grisana che allora ovviamente era un bimbo ma si ricordava abbiamo ripercorso i giri morandiani su queste colline che sono poi fino alle case della sete, queste sono le case del campiaro famosissime case del campiaro che poi a un certo punto diventeranno quasi un codice nella pittura morandiana perché quelle finestrelle che voi vedete così a semicerchio no? ecco a un certo punto per chi conosce bene morandi basta vedere un pezzettino anche in un disegno di, di una casa con quella finestrella una o due per capire che siamo al Campiaro, queste tre case che lui amava moltissimo e che erano vicine a dove lui andava in affitto. E poi, dopo, appunto. Adesso ci arriviamo: si è fatto costruire una casa. Questo è del 40. Andiamo al prossimo, andiamo alla prossima immagine. Ecco, vedete, di nuovo questa pulizia assoluta. Li ho portati apposta questi paesaggi, perché io continuo a insistere su questa vicinanza 42, eh, vicinanza fra natura morta e scorcio di natura che però lui vede sempre eh, così come forma pulita, forma geometrica, nell'incontro però col verde della vegetazione che in qualche modo rende eh, viva, viva questa forma, però soprattutto per me la, la, la luce, quello che dà la, la vita alle opere di Morandi. Andiamo alla prossima. Vediamo cosa, ecco, vedete apposta vi dicevo. Queste qui dobbiamo un po' pensarle insieme. E lo, è sempre, anche, questo è un po' più avanti del 45, però vedete ecco queste forme in primo piano, questa bottiglia gialla che è una delle due cosiddette bottiglie persiane. Così come quel, mh, quel barattolo, quella scatola, anzi, eh, in secondo piano, sul, verso il fondo, sulla no, nostra destra. Ecco, eh, vedete queste accensioni di luce. Lui riesce, io guardando i quadri di Morandi riesce con lo stesso colore cambiando semplicemente la direzione della a dare la sensazione del distacco dal fondo, cioè il, il fondo di Morandi è tutta a zigzag, è una pittura molto nervosa. E magari è un color miele, diciamo, come spesso accade, oppure un grigio rosato, oppure un più verso l'azzurro. Salmo, no, no, ecco, ma con un solo tratto di pennello, con una singola pennellata, Morandi riesce a dare il senso di un volume, cioè la creazione della forma, la forma che, si sta, che sta nascendo dal fondo, è come se emergesse dal fondo. E in questo caso un pochino si vede anche qui, dietro la bottiglia persiana in primo piano gialla, quella specie di vaso un po' rosso così, vedete che ha quella la parte del collo che sembra quasi aperta allo spazio del fondo. Mm, quello che si dice la, la polvere per Morandi non è per amore del bric a brac o delle cose da, di, di broccanterie, come si dice, è perché la polvere gli, gli serve per creare, come dire, un semitono fra... I vari colori cioè crea il passaggio andiamo avanti perché io se parlo sono sempre troppo lungo ecco ora qui ci sono due paesaggi del 45 del 43 scusate questo è del 43 era di una collezione privata, l'ho esposto molte volte, ora è stato venduto. Eh, nel 1943 Morandi è spollato a Grizzana, è spollato da fine maggio e eh, resterà lì fino ai primi di settembre del 1944, quando la situazione è diventata così pericolosa per l'avanzare ovviamente delle truppe naziste che dalla Toscana stanno venendo verso Bologna, eh, appunto con la famiglia, riuscirà, cioè, riuscirà, insomma, torneranno a Bologna ai primi del, di settembre del 1944. 44, diciamo evitando per. Mh... Quanti sono? Diciamo, era circa l'8 settembre per una ventina di giorni la strage di Montesole, la strage, quella che viene abitualmente chiamata la strage di, Mar di Marzabotto, è una strage che prende tre comuni, appunto, eh, sul Crinale, Marzabotto, Grizzana e di fronte anche il comune di Monzuno, nel, nella vallata e quindi anche Grizzana, ha avuto i suoi morti, eccetera, ma soprattutto in effetti quelli che vivevano nei, nei casali, appunto sul Crinale tra, del Montesole. Ecco, eh, Morande nel 1943 avverte questo senso di morte e costruisce paesaggi assolutamente vuoti è un vuoto e un silenzio che grida io feci una mostra che io devo dire amo ancora moltissimo parecchi anni fa e la chiamai l'immagine dell'assenza cioè l'assenza come metafora della morte attesa di qualcosa che deve arrivare da di là quel crinale arriverà dal di là per invadere questo mondo e tutti questi alberelli in primo piano eh, non so, io li ho sempre visti come una sorta se volete anche di preghiera laica eh, sembrano quasi non so, gli alberelli a cui vengono poi appesi gli impiccati, no? Cioè insomma una sorta di, come dire, riconoscimento di una violenza che può essere sconfitta appunto di nuovo solo dalla luce e da una visione totale dell'uomo, della natura del mondo. E il prossimo il prossimo paesaggio Mettiamo per finire le zane, e vorrei arrivare anche allo studio delle nature morte. Ecco, mi vorrebbe la prossima immagine. Grazie. Ecco, qui lo vedete purtroppo un po' giallino, ma in realtà è una sinfonia di grigi questo quadro. Questo è L'ultima neve del marzo 44. È un dipinto straordinario che sta al museo di Trieste. Un unico ma e come se stesse appunto si parlava con questa luce, politica, eccetera improvvisamente di queste improvvisamente stasse soltanto lo scheletro mi diceva mercese Morandi che lui ha smesso di uscire dal 43 quindi poi è venuto la neve fra quello un inverno molto molto duro molto freddo e, e quindi e, in prima però, fino a già in Gio, insomma, lui è l'ultimo paesaggio che ha fatto a Pezzana nel 1944. Non dipinge natura morte, perché non aveva portato con sé in campagna e in montagna i soggetti oggetti, quelli che sono lì, chiamava lui, e quindi non, non si è dato, non, non, non dipingeva natura nature morte, e quindi è stato tutto l'inverno in solitudine. Eh, lassù da solo con la mamma e le sorelle, senza poter praticamente dipingere, che per lui, ovviamente, è una cosa terribile, la cosa peggiore. Ecco, andiamo avanti ancora rapidamente, eh, Moran con la prossima. Morandi non tornerà a Grizzana per molti anni. Eh, se si leggono le sue lettere, sembra che egli non torni semplicemente per motivi casuali, non so. Scrive a Brandi o a Magnani: Anche per quest'anno non, non è possibile andare a Grizzana e fa delle piccole vacanze, che so, va a fare le cure termali in qua in Lava a Merano nel 1946, va eh, a Levico nel 1957-58. In realtà è perché non riesce a. Come dire, a togliersi dal cuore, dalla testa, ehm, l'impressione fortissima degli ultimi giorni passati a Grizzana, quando ha visto anche un rastrellamento nazista nei confronti di 13 giovani del paese portati a morire fucilati poco più in là eccetera per cui non tornerà più a Grisana fino al 58 Morandi e questo non, di solito non si dice uno pensa che sia sempre nato là, no non è vero dal 44 al 58 Morandi e che cosa faceva durante eh, quegli anni? Tante nature morte naturalmente e qualche paesaggio eh, ripreso dalla finestra del suo, del suo studio, dalla camera studio e quindi paesaggi del cortile di via Fondazza questo e uno eh, del 54, straordinario. Lo vedete, ecco questa cosa chiara che si vede sulla sinistra, eh, è un muro naturalmente in foto non, non si capisce quasi niente quando lo si vede dal vero si vede una ricchezza di pittura incredibile, indubbiamente Morandi va anche letto proprio come pittore come grandissimo pittore è tutto un vibrare di questa superficie con anche le sue asperità dell'intonaco, questa caduta che si vede un pochino, insomma è una pittura che diventa, di materia anche di materia seppur leggerissima eh, che diventa poi pura luce come si vede, con queste caratteristiche nello sfondo trasformate come abbiamo visto prima, in puri cubi in forme geometriche e questa vegetazione che crea una sorta di equilibrio. Perché, forse, potrebbe diventare persino eh, non fredda, ma molto astrata. Ecco l'aggancio alla realtà in Morandi. Rimane. Andiamo alla prossima, la prossima immagine. Vediamo un po' che cosa ecco. Questo è un altro paesaggio. Scusate, cortile di via Fondazza del 57, qualche anno dopo. Lo vedete, io lo amo moltissimo. Questa è una neve eh, con. Vabbè, Morandi ha fatto pochi dipinti di neve, ce n'è uno già del 10, uno dei primi, uno dei due primi dipinti di Morandi. Ma. Mh, questo appunto a me piace moltissimo per quel questo ramo secco davanti allo stesso muro che abbiamo appena visto. Guardate i colori. Al di là del fatto che queste sono immagini così, ma un pochino i colori si colgono, la diversità fra questi due quadri. Quando io sento dire, non solo perché sono ovviamente una morandiana di strettissima osservanza, ma quando io sento dire che Morandi è monotono, proprio impazzisco perché. Ehm, Forse in foto rende meno, ovviamente, anzi, senz'altro, non forse. Ma eh, quando i quadri di Morandi si vedono davvero sono talmente diversi uno dall'altro, anche nelle varianti. Ci sono case in cui lui ha fatto dieci composizioni di oggetti sulla stessa base, diciamo con gli stessi pezzi, eppure sono i dipinti che ne escono, sono veramente uno diverso dall'altro. Andiamo alla prossima rapidamente. Andiamo alla prossima immagine. Ecco, questo nel 58, vi dicevo, Morandi torna a Grisana d'estate è sempre. Lui di solito ci andava in, in giugno e tornava a Bologna in settembre. E, torna nel 58 perché in quel cortile che abbiamo, abbiamo appena visto, gli costruiscono un muro davanti, cioè c'è il cortile, ma al di là della, della piccola zona verde, costruiscono un nuovo palazzo, quindi un muro che gli toglie la luce, che lui desidera, che lui ha sempre amato. Allora eh, decide di farsi costruire una villetta grizzana. questa villetta che c'è ancora è un cubo bianco, quando uno la vede dice ma come uno dei più grandi artisti del XX secolo sta in una casa che è proprio la casina classica, non so come dire da geometra, scusate mi scusino tutti i geometri, ma insomma non ha nulla che la distingua, è perché lui amava queste forme pure, queste forme semplici. Nel 58 è ancora a pensione mentre gli stanno costruendo la casa 58-59 e dalla finestra più alta di questa pensione dove stava, vede una casa bruciata e fa una serie di acquerelli come questi che riprendono, cioè queste forme lo ispirano, queste forme così, mh, come dire, rese e proprio arse, combuste, quindi rese al minimo, lo, lo ispirano e fa una serie di una decina di acquerelli di questo, di di questo genere. Andiamo velocissimi agli ultimi paesaggi perché vorrei arrivare alla natura e Morte allo studio di Bologna. Proviamo la prossima immagine. Ecco, va bene. Questo è un paesaggio tardo perché, appunto, dopo essersi fatto costruire la casa che è di fronte ai fienili del Campiaro, vedete le famose finestre di cui vi parlavo prima. Lui, stando alla finestra, ora ricomincia a fare paesaggi e si ricollega esattamente a quelli del 43. Qui, come vedete, c'è più libertà, guardate quell'alberello l'immenso, tutto come è costruito, è un quadro molto libero, però indubbiamente anche nei disegni, a volte si fa fatica a capire un, se è un disegno del 43 o del 63, pensate, a vent'anni di distanza, con un processo, con uno sviluppo dell'immagine dell morandiana, dell'arte morandiana. Però lui proprio, secondo me, lo va a costa, cioè riparte da lì e ricomincia un percorso che, però purtroppo si concluderà <ride> l'ultima estate, quella del 63, perché appunto lui poi si ammala, tumora i polmoni e morirà nel giugno del 64, quindi nel 64 non riesce ad andare a Grisane. Vediamo l'ultimo di questi paesaggi, l'ultima immagine. Ecco, vedete, questo ve lo porto sempre del 63. guardate cosa sono diventate le case della sete, le case annidate al su sotto il crinale, assolutamente sono due forme geometriche, non c'è più nient'altro, non c'è più nient'altro. Si mantiene questo, eh, come dire, il senso di, questa, di questo accucciarsi quasi di una protezione richiesta al crinale, qualcosa che eh, non le sovrasta, anzi le accoglie, le abbraccia però, non c'è più nulla, persino il tetto è diventato quasi, vedete, dello stesso colore, delle due forme principali. E vediamo adesso la prossima, che è una natura, la prossima immagine, per favore. Eccola, guardate, una natura morta sempre del 63, è la stessa cosa è la stessa cosa, in questo esempio poi tardo direi che quello che sto cercando di dire che insomma in fondo lo sguardo di Morandi e il modo di leggere il reale sia che si tratti di oggetti, sia che si tratti di natura o di costruzioni come nel caso di queste casette o delle case del Campiaro è sempre lo stesso non? lui ha un modo di restituire quindi di ricreare eh, nell'immagine una realtà diversa da quella poi Oggettiva che è tutto suo e che si ritrovi in ogni sua ricerca. Eh, ecco adesso possiamo passare. Dunque, mh, non so eh, cosa dite, tardi, datemi voi un po' di informazioni perché magari eh, se no, io passo decisamente allo studio di Bologna, come volete. Marilena, io appunto, sentirei qualcosa volentieri anche sui luoghi del lavoro, quindi gli studi, a quello di Bologna. Eh, mi sembra molto significativo in quanto luogo in cui nascono le opere di Giorgio Morandi. tanto vedo già un'immagine che riconosco e che, mm -hmm. che può stimolare a discorsi molto interessanti. Non so se Alessandro è d'accordo, ma procederei in questo senso. Va bene, va bene. Allora, eh, proseguiamo benissimo. Eh, mh, appunto, questa prima immagine è una foto di Luigi Ghirri. Luigi Ghiri è stato dunque, mol, non dico moltissimi, molti fotografi, ma soprattutto i più bravi, molti fotografi bravi, diciamo così, hanno potuto mh, fotografare lo studio di Morandi in Via Fondazza a Bologna. Eh, lui vivo anche, cioè li, li accoglieva volentieri e anche dopo le sorelle, soprattutto Maria Teresa, la più piccola, quella che avendo 16 anni meno di lui ha è potuta, eh, insomma, vivere parecchio e quasi l'ha portato fino a noi. Maria mia Teresa è sempre stata molto disponibile ecco eh, per esempio questa è una foto di una serie che Luigi Ghirri fece appunto nello studio di Bologna sono foto notissime Luigi Ghirri ha fatto libri su questo io direi che sono fra le più belle perché tra Ghirri e Morandi c'è una sorta di come dire analogia affinità elettiva quasi complicità proprio nel, 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 nel come considerano la luce è molto vicina. Quella di Ghirri è una luce metafisica per certi aspetti, che è molto vicina alla luce metafisica, anche nelle ultime opere di Giorgio Morandi. Ecco questa è, adesso possiamo vedere anche la prossima immagine, così ce la teniamo, magari per parlare un attimo dello studio. Ecco, questa è invece è una foto di Gianni Berengo Gardin. Noi incaricammo, eh, quando Maria Teresa Morandi fece la grande donazione al Comune di Bologna nel 91 per, fare, per aprire il Museo Morandi che si è aperto appunto il 4 ottobre del 1993 nei mesi precedenti noi incaricammo Gianni Berengo Gardin di fare un servizio fotografico sullo studio, nell'insieme e nei particolari perché una delle clausole della grande donazione era che lo studio gli arredi, i mobili, le suppellettili tutto venisse portato al Museo Morandi in uno spazio specifico e giustamente sistemato eh, per mantenere le opere vicino agli oggetti e viceversa in modo che le persone potessero prendersi conto con una certa facilità di co, del modus operandi di Morandi, del suo metodo di lavoro e quindi noi dovevamo spostare dovemmo, insomma, toccò a me fra l'altro eh, nell'agosto del 93 poco prima, di, cioè due mesi prima di innovazione del museo, spostare tutti questi oggetti uno per uno, ma prima facciamo fare questo servizio, questo lavoro eh, a Gianni Berengo Gardini il grande fotografo milanese, lo fece apposta tutto in bianco e nero, proprio per non so, lui ha fatto il discorso opposto, per non sovrapporsi all'opera Morandiana e poi nacque anche un libro che pubblichiamo sempre in occasione dell'inaugurazione con una mia presentazione proprio sullo studio. Che cos'è lo studio per Morandi? Eh, dunque, innanzitutto, sapete, era la, anche la sua camera da letto, cioè lui partì, si vede un pochino qui, si intravede un angolo della Dortmens, quella che si chiama anche la, una turca, cioè è una rete, un materasso, una rete sopra, una coperta, basta. Eh, lui viveva. Eh, io penso sempre a questo uomo che, eh, vabbè, durante il giorno andava in giro, faceva quel qualche... ma eh, quando entrava nel suo studio eh, poi eh, ci dormiva anche, quindi dormiva in mezzo all'odore no, di, 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 so, di acquaraggia, dell'olio, eccetera. Viveva in questo modo. Mm, e, 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 in questo studio, ad esempio, al centro c'è una lampadina che pende, c'è cioè un filo con un'unica lampadina, sapete, con quei copri lampada in opalini un po' vecchiotti, tipo fine Ottocento, oppure insomma anche anni 20 e 30. Bene, quella era l'unica luce. Perché? Perché lui dipingeva solo a luce naturale, eh, dalla, grande luce che, dal, dalla luce che entrava da quella grande finestra che abbiamo visto nella foto di Ghirri prima. E, mh, e la sera, appena, insomma, calava la luce, cosa poteva fare? Allora, mh, disegnava. Oppure leggeva, oppure pensava, ma no, non ha mai eh, né inciso né dipinto con la luce artificiale. E quindi questo già vi dà il quadro di come poteva lavorare. Aveva questi due ripiani che vediamo qui, quelli coperti di oggetti, e quel tavolo che sta vicino al letto. E quindi praticamente dalla porta, quella porta che si vede là in fondo, Davide, in un'altra stanza. La porta d'ingresso è qui sulla sinistra, do, vicino alla stufa, diciamo, eh, e poi sempre qui sulla sinistra viene il tavolo. Noi è come se fossimo in questo momento dalla parte della finestra e sulla parete di destra c'è il letto. E poi attaccava a dei chiodi nel muro i quadri o anche le incisioni. Man mano che mh, le incisioni si vede perché gli piacevano, cioè se le teneva, ne teneva un esemplare ovviamente. E invece i dipinti li appendeva anche, anche per del tempo, prima poi di darli, di consegnarli alla persona a cui l'aveva promesso. Perché c'era una lista d'attesa che non finiva mai. Questo dagli anni, diciamo. 40 in poi, insomma, dopo la guerra ecco, che cos'è lo studio per Morandi? Indubbiamente è una sorta di eh, come dire, innanzitutto è la, come potremmo dire il modo per, l'amplificazione l'ampliamento di se stesso cioè questo è il modo in cui Morandi vede la realtà sono eh, dei frammenti di realtà eh, attraverso i quali lui, co lui coglie e cerca di comprendere l'insieme, il tutto, il totale. E quindi è una sorta di campo di dove, le, dove gli oggetti e le cose si mettono in relazione fra loro. Quindi, in senso gestaltico, proprio è eh, anche di teoria della percezione, ehm, è anche il luogo della memoria, cioè dell'accumulo di una memoria visiva di cui non può perdere traccia. Infatti, in un'intervista del 64, l'ultima, al suo amico Arnaldo Beccaria, Morandi dice: eh, Ho molto rispetto per gli oggetti che ho usato almeno una volta, cioè non butta via assolutamente niente. E parla di rispetto. Perché per lui ogni oggetto è come, come l'anello di una catena, è parte di una catena che ha un senso considerata tutto insieme, no? ed è il motivo per cui fa anche le varianti. Quindi la ripetizione gli serve per scavare, per scavare a fondo e ogni oggetto ha un suo ruolo preciso. Ed è per questo che accanto allo studio, qui non si vede, c'è una porticina nascosta nell'intonaco, subito fuori dalla porta d'ingresso, nella camera precedente, che dà in un piccolissimo ripostiglio, con una finestrella piccina, piccina, dove Morandi ha accumulato gli oggetti, magari importantissimi, ma che negli ultimi anni non usava più. Per cui, ad esempio, fra le altre c'è anche la famosa bottiglia scannellata, quel, quel bottiglione A grande, grosso, che è uno dei suoi protagonisti della scena morandiana, proprio un, così, una specie di primatore questo bottiglione. E poi ci sono i manichini metafisici, ci sono le terre che lui ha usato fino alla fine degli anni 30, dopo ha cominciato a usare i, i colori in tubetto, insomma le conchiglie, le conchiglie di diverse incisioni e delle, che invece nei quadri ha usato solo nel 43, insomma tutto ciò che verso la fine, negli ultimi anni, non ha più usato ma che era estremamente importante per lui, viene messo, è stato messo in questo ripostiglio. Mentre invece tutti gli oggetti che vedete qua, soprattutto quelli sui ripiani, sono quelli che lui ha usato negli ultimi tempi. Anche perché dopo la sua morte le signorine, cioè le sorelle, hanno conservato tutto in maniera tipo vestali, veramente di un culto del fratello, hanno conservato tutto in maniera stupenda, in maniera perfetta. Proviamo ad andare avanti, non mi ricordo più cosa ho messo dopo. Vediamo subito, ecco questo invece è lo studio di Grizzana, è, è, è vuoto, quando, è, dunque le signorine hanno mantenuto anche la casa di Grizzana e quando è morta l'ultima sorella ha lasciato tutta la villetta al comune di Grizzana Morandi, nel frattempo Grizzana ha preso proprio il nome, Grizzana Morandi, e quindi adesso è una specie di piccolo museo, di casa museo e lo studio voi lo vedete così, in realtà quando ancora c'era Maria Teresa viva e l'aveva tenuto come lo teneva il fratello la finestra là di fronte era chiusa perché gli dava fastidio era una luce troppo forte e invece lui guardava tutto da questa finestra qui a sinistra e poi naturalmente sarà stato pieno di quadri pieno di cose siccome la villetta è del 58 questa è una, una casa diciamo senza particolari insomma recente poi è stata forse ripulita cioè il fascino che ha lo studio di Bologna che aveva scusate che aveva perché adesso è un disastro che aveva lo studio di Bologna ehm, lo studio di Grisana indubbiamente non ce l'ha a Grisana però Morandi ha fatto negli ultimi anni anche delle nature morte molto belle quindi lo studio per Morandi soprattutto quello di Bologna ma anche questo di Grisana è una specie di scatola non voglio dire scatola magica, ma pensate all'ossessione della scatola anche negli artisti del Novecento, che so, dalle scatole metafisiche di De Chirico e dello Morandi, le cassette di alcuni dipinti morandiani metafisici, fino alle, alle scatole di Cornell. Insomma, c'è proprio, Kurschwitters, eh, c'è proprio una sorta di filone, mh, perché lo, è uno spazio, eh, come dire, controllato e in cui è possibile questo confronto con il reale. Eh, ed è molto particolare questo modo di costruire, praticamente già. La composizione di oggetti è come se è tutto racchiuso negli assi cartesiani, eh? è organizzato sugli assi cartesiani e quindi ha questo suo, come dire, questo impatto tutto interiore, come se ci fosse una sorta di eh, non implosione, però di sguardo all'interno del sé, ecco, questo sì. E poi questo quest oggetto scatola, che è il quadro. È compresa una scatola più grande che è lo spazio dello studio. Quindi, lo studio in sé è un'opera d'arte eh, quando si parla di un artista commemorandi, eh, è un luogo della memoria, è questa specie di hortus conclusus, ricorda in qualche modo lo studiolo rinascimentale con la grande differenza che lo studiolo o anche gli uomini del nascimento che so, Federico da Montefeltro eccetera è il luogo per gli ozia cioè viene, viene separato il tempo della vita attiva da quella della vita contemplativa ozia, i negozia e gli ozia invece per un artista del XX secolo lo studio è tutto, non c'è più questa, questa distinzione fra il dentro e il fuori potremmo dire lo studio è il luogo del pensiero della, della trasformazione, dello sviluppo dell'opera naturalmente della prima idea e quindi è della vita, Morandi ci dormiva, Morandi ci viveva lì dentro. E quindi è uno studiolo, ma rispetto allo studiolo antico ha questa valenza in più, appunto, di un luogo vissuto. Completamente, c'è cioè l'identificazione è come, come dire una proiezione, ecco, una proiezione del sé. Quindi lo sguardo all'interno e al tempo stesso, questo aprirsi all'esterno nello studio, però all'interno dello studio. Ecco, proviamo ad andare avanti ancora, vediamo cosa vi ho portato. Sono adesso dopo facciamo una bella carrellata di nature morte, perché naturalmente con Morandi non, non si può. Ecco, l'amore per i libri. In questa, fo questa foto vediamo eh, Morandi che sta, cioè non è che stia sbagliando in questo momento, ma insomma lì davanti a sé ha... Il Piero della Francesca di Roberto Longhi nell'edizione, famosa edizione di Valori Plastici, eh, Maria Teresa la sorella testimonia eh, quando dice i libri di Longhi lui li aveva sempre in mano li sfogliava in continuazione, questo e anche gli altri naturalmente, ma naturalmente il Piero della Francesca ecco, su, ancora una parola i libri di Morandi sul suo comodino mh, quando è morto evidentemente erano rimasti alcuni testi che lui teneva sempre carissimi. Eh, fra questi, quello che a parte Leopardi, eh, assolutamente, ma di Leopardi non teneva però stranamente, eh, che so, le Operette Morali o lo Sibaldone, teneva proprio i canti, teneva i canti, però sappiamo che le Operette Morali e lo Sibaldone lui le leggeva insieme a Giuseppe Raimondi, quindi i libri poi li leggeva, anche se non li aveva lì mh, fisicamente sul comodino, ma il libro, cioè diciamo, il testo più importante che lui tiene sempre con sé è quello dei pensieri di Blaise Pascal, e Blaise Pascal è fondamentale per Morandi, neanche, come dire, ce ne, dà anche un, ce ne restituisce l'aspetto etico, assolutamente, del suo lavoro. Questo lavoro, questo, questo rigore, questa disciplina, eh, il fatto di stare bene in una stanza. Sapete che nel 2020,. All'arrivo della pandemia di Covid e mh, del conseguente immediato lockdown, eh, da, soprattutto in America, Morandi è stato eletto a campione del, mh, della solitudine, dello star bene in una stanza. Ecco, io questa cosa l'ho un po' contestata perché, come dicevo all'inizio, sì, Morandi desiderava disperatamente poter lavorare e quindi sta tranquillo. Una delle sue frasi principali era sempre che mi lasciassero lavorare, insomma, però proprio, proprio perché, perché lo diceva? Perché non, non, di fatto doveva fare tante cose, ricevere persone, andare in giro, non, e poi soprattutto aveva rapporti costanti, non era un, soli, era un solitario, ma un solitario aperto al mondo. È un po' sempre una contraddizione in termini, ma è assolutamente vero. Ecco, eh, volevo appunto. Concludere eh, con, le, con un po' queste due sequenze che eh, ho portato, una tutte del dopoguerra perché, Perché come mh, ha intuito stupendamente Roberto Longhi, eh, beh, devo dire, oltre a Roberto Longhi, l'altro che l'ha capito era Ghianti proprio, eh. Eh, adesso io cito Longhi perché è una frase che è diventata una specie così di, 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 di simbolo, ma ehm, appunto nel testo In Morte di Morandi nel 64, eh, Longhi scrive che eh, quella di Morandi non è stata una parabola, cioè non ha un punto di massima altezza per poi ridiscendere, parlo della sua arte ovviamente. Ma è una traiettoria ben tesa. E quindi, secondo Longhi e secondo Radianti, forse sono gli unici due che l'hanno capito, eh, allora dopo no. L'arte di Morandi non c'è un punto e poi c'è una discesa, va sempre in salita, è sempre, diciamo, più non solo interiorizzata ma anche più raffinata. Si raffina via via. L'ultima stagione di Morandi è straordinaria. Mm, e e questo oggi, devo dire, da, eh, da parecchi anni, da una ventina abbondante d'anni, è eh, quello che mh, è condiviso diciamo, da tutta la critica internazionale, anche in Italia, fino a circa vent'anni fa, si pensava che il punto più alto dell'arte morandiana sia stato quello della metafisica. Oggi si pensa che la mia fisica senz'altro è stato un punto straordinario, ma come poi ce ne sono stati altri, e che comunque questo, come dire, questo filo conduttore si è sempre mantenuto teso e lui ha lavorato in maniera sempre più... Eh, come potrei dire non, non è difficile trovare la parola comunque non dico perfetta ma insomma sempre più intensa in questa assoluta semplicità fino al suo ultimo giorno ecco quindi le opere che vi ho portato sono tutte del dopoguerra perché in effetti altrimenti se uno appunto deve fare un discorso più, come dire, più articolato se volete più filologico, sull'arte morandiana devo dire sinceramente che mezz'ora o anche 40 minuti non bastano. Ecco, magari vediamo un po' in fretta queste ultime immagini. Ecco, prima una piccola sequenza di fiori, 1946, vedete cosa, dunque Morandi smette, non dipingerà più fiori veri, fiori vivi, recisi, praticamente appunto da quest'epoca, eh, comincia a utilizzare per i suoi dipinti di fiori e nei primi anni 50 ne fa parecchi, ehm, per, usa cose di seta, sì, c'è qualche fiore, lo vedremo. Un fiore fresco, ma è rarissimo perché i fiori freschi eh, svaniscono. Ecco, guardate anche questo del 54, particolarissimo con quella linea nera, quella fascia nera dietro che però da così risalto. Sono rose di seta. Che vengono da un artigianato bolognese del Settecento, del, del XVIII secolo. So, eh, prendevano i piccoli, mh, come si chiamano, i bozzoli delle, del baco, che già naturalmente sono fatti così, e vengono aperti e colorati. Insomma, è una cosa particolare. E lui li trova, li raccoglie. Fa. Ecco, questi invece è del 1957, vedete, questi sono fiori vivi. Ed è, molte volte nei fiori lui stringe al centro, vedete la tela tutta preparata, però viene diciamo, messa in risalto solo la parte centrale. Ecco, con questi colori vivissimi ogni tanto Morandi ha questi, ecco, invece poi guardate gli ultimi. Cosa sono gli questo apparteneva alla collezione Plaza, che poi fu dispersa all'asta molti anni fa. Ecco, questo qui è un po' più giallino. In realtà è come una sinfonia di grigi incredibile. Guardate cosa sono diventate le sue rose. Con questo tavolo che crolla giù a destra, in maniera, scusate, a sinistra, in maniera incredibile. Anche il vaso ha perso colore. Tutto si sta veramente come. Dissolvendo, e se vediamo l'ultimo, guardate, questo è uno degli ultimissimi del 64. Questo cosa sono diventate le roselline di Morandi? Quasi io penso sempre agli intricati eh, come potrei dire meandri di, di, di un cervello: no? c'è qualcosa di organico, c'è qualcosa persino di, 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 di alcuni artisti. Ma, eh, e, poi c'è tutto un discorso su Morandi e l'arte contemporanea, ovviamente, ma non c'entra niente. Ecco, vedete, chiusa al centro rimane solo questa forza, questa forma quasi organica, e così ridotta all'estremo. Ecco, questo per darvi un piccolo. Su, su come anche i fiori siano importantissimi per Morandi, lui queste opere eh, praticamente non le, non le ha mai vendute, eh, un po' perché forse non gliele, non gliele compravano, non lo so, ma le regalava, le regalava eh, in occasione, che so, di un matrimonio, per esempio, alla moglie di Longhi, alla moglie di Piero Bigo, Bigongiari, insomma, era uno dei regali che lui teneva però per i suoi amici veri, cioè per quello che lui stimava veramente, se no regalava anche lui un vassoio d'argento. Di... Ecco, arriviamo all'ultima di nature morte anche queste queste qui cominciamo dal 50 51 guardate come vola quel tavolo eh. a proposito della prospettiva e del, <ride> della realtà di morandi è chiaro che morandi conosce a menadito perfettamente la prospettiva ma la usa quando vuole e così fa per tutte le come dire le convenzioni che in pittura si usano per il reale ecco qui siamo di nuovo a una sinfonia di grigi i suoi personaggi, se negli anni 30 affollavano, affollavano il primo piano, il proscenio, per essere tutti lì, per essere tutti, sembra quasi che si litighino. Insomma, il palcoscenico, man mano, si diradano. Questo è uno dei quadri che amo di più in assoluto. Ecco di nuovo: vedete quella polvere che dal fondo entra nell'oggetto piccolino e dalla bottiglietta blu eh, esce, poi ne, apre, apre lo spazio, come negli acquerelli. Non ho portato acquerelli dell'ultimo periodo che sono incredibilmente commoventi. Vedete, ecco, questa serie ve l'ho portata tutta con questo bottiglione bianco apposta per farvi vedere come può essere declinato in tanti modi diversi, sempre contro questa specie di, che poi per fortuna tra le persone intelligenti e colte non c'è, ma insomma si sente ancora dire eh, della monotonia di Morandi. Mi sembra una cosa un po' folle, ma vedete la differenza di colore, la differenza di impostazione. Ma in queste 4-5 nature morte che vi ho portato ho scelto sempre il bottiglione proprio per farvi vedere come con gli stessi soggetti. Ecco, guardate anche questo: colori diversissimi, luci diversissime gli oggetti sono al limite simili, ma anche il punto di vista da sotto in su, questo è preso dall'alto in basso, per esempio, e quindi cambiava a seconda della luce del giorno, lui era un uomo molto alto, quindi dipinge, lo faceva apposta naturalmente, se dipingeva in piedi, vedeva le il cavalletto, lo vedeva dall'alto verso il basso, se si sedeva sul letto, lo vedeva eh, praticamente a, così con gli occhi a livello del cavalletto, e quindi insomma c'erano anche tutti questi semplicissimi accorgimenti. Andiamo ancora. Vedete, sempre questo qui sta a Bergamo, l'Accademia Carrara, è ancora questo, questo bottiglione e qui torniamo ai grigi, come abbiamo visto prima, quell'ultimo fiore, qui siamo già nel 57, 58, siamo un po' avanti, già, andiamo ancora con la. Ecco. Concludo con due opere che per me sono due copolavori assoluti. Questo è del 60, 1960, fa parte della famosa collezione Giovanardi da Augusto Giovanardi, ora tenuta, devo dire, benissimo mh, dalla figlia Paola e dalla nipote Cristiana Curti, che la stanno gestendo veramente molto bene, con grande passione, con grande cura. Ecco, questa è una delle opere che io prediligo in assoluto perché vedete la bottiglia bianca al centro, eh, a parte che è prospettiva centrale, perfettamente assiale. Cioè divide proprio lo spazio in due come l'albero sesaniano dell'inizio, ma poi è, sembra, soprattutto quando lo si vede davvero, che da questa bottiglia, che questa bottiglia sia come il fulcro, la sorgente del colore, cioè dal bianco che è tutto colore, come si sa, raccoglie in sé tutti i colori. Nascono tutti i colori e le forme che vediamo intorno. E per concludere, ecco, questo è del 63, è un'opera meravigliosa. Sta al Museo Morandi, stava, sta, non so più che verbo usare, ormai che tempo usare del verbo, ma mh, fu donata da Maria Teresa Morandi appunto nel 91 eh, con questa grande donazione che ha consentito l'apertura con 118 opere in quel momento. Ha consentito l'apertura del Museo Morandi ed è un capolavoro assoluto. Ehm, Qui si vede, per esempio, il gioco delle illusioni ottiche di Morandi per, e l'ha imparato facendo le incisioni, eh, facendo grafica eh, il positivo e negativo. Eh, per Morandi la pratica incisoria è stata fondamentale, gli ha insegnato appunto delle. Proprio, mi uso apposta questa parola, illusione ottica, cioè vedete qui le forme, forme più scure che compaiono fra gli oggetti bianchi in primo piano creano nuove forme che sono poi di una geometria del tutto folle a questo punto inventata ecco e così come la materia della bottiglietta qui a sinistra che è un oggetto di scavo romano e allora quando lo si vede dal vero si vede questa materia un po' scabra che ha tutto il vissuto di, di tutto il tempo che è trascorso così come la polvere che fa appunto da punto di passaggio fra l'esterno e l'interno. Questa è un'opera esposta al Museo Morandi allora, quando io ero lì, eh, davanti alla quale ho visto persone veramente, diciamo, commuoversi. Ecco, finito tutto. E vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie, grazie mille. Elena. Alessandro, vuoi, due, vuoi di commentare qualcosa tu? Anche Io voglio, Sì, assolut assolutamente ringraziare Marilena per questa bellissima conversazione, presentazione e questo invito anche a ripensare alla geografia così, così vasta, eh? questi tanti mondi che eh, Morandi riesce ad aprire facendoci emozionare, quindi davvero. Eh, straordinaria, sì, eh, questo finale sulla grafica. Poi mi piace molto, anzi, è eh, eh, anche l'invito per una prossima eh, per tornare su questi argomenti. Magari proprio vedendo quando poi il discorso grafico per Morandi assume questo aspetto ancora di straordinaria disciplina, grammatica, linguaggio, vocabolario, eh, capace di, 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 di esplosioni. Come in pittura, eh, che regalano emozioni davvero profonde. Tu giustamente hai finito sulla commozione, ed è proprio pura commozione, eh, quella che Morandi davvero riesce a regalare. Eh, Paolo, io vedo tanti, tanti apprezzamenti anche se, de, de, dei nostri spettatori, che ringrazio molto. Eh, Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Io vorrei ringraziare moltissimo Marilena oltre che per la sua presentazione come sempre brillante, competentissima, anche per la capacità in poco tempo di sfatare molti miti, il mito appunto del Morandi quasi monomaniaco, addirittura monotono. Eh, Morandi che sta sempre chiuso nella sua casa, nel suo studio di Via Fondazza. In realtà, appunto, le, le città oltre a Bologna ci sono Milano, Firenze, Venezia, Roma. E mh, devo dire che poi personalmente mh, mi colpisce eh, la ricchezza. Uh, di altri generi praticati da Morandi, oltre a quello più noto della natura morta, i paesaggi straordinari, questi fiori veramente spesso commoventi, ma anche nelle nature morte, vedo, è uno spunto che mi è venuto questa sera, qualcosa di quasi musicale, un tema con variazioni di fatto, è come se. L'intera produzione di Morandi, delle sue Nature Morte, fosse un'opera unica in cui a partire da alcuni temi sono sviluppate variazioni potenzialmente infinite. Beethoven su un piccolo tema di Diabelli e c'è 33 variazioni. Di fatto Morandi su alcuni pochi elementi ha fatto un numero ancora... Elevato di variazioni, quindi vedo qualcosa del principio musicale. Tutto ciò, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con te. Pensa che eh, per anni, quando mi mettevo a scrivere di Morandi, io mettevo su, come si dice, insomma, ascoltavo la musica, le variazioni Goldberg di Bach perché in effetti eh, eh, io amo di più Bach, ma insomma è lo stesso, il concetto è quello, cioè eh, c'è molto di musicale, non solo per i ritmi, non solo per il concetto di variante, soprattutto per le pause e i silenzi che riempiono poi e danno senso alla forma, insomma, e quindi è bellissimo, sono assolutamente d'accordo con te, può essere visto come un'opera unica, modulata in tantissimi modi diversi, con una coerenza comunque sviluppo e coerenza cioè non è mai uguale di opera in opera ma al tempo stesso in effetti è vero c'è cioè una coerenza totale come se fosse un'amica sì. bene allora io veramente torno a ringraziare martiniero pisquali per questo bellissimo regalo che ci ha fatto Ringrazio tutti eh, i presenti, ringrazio eh, Paolo e Bolpagni. Peraltro, dando appuntamento a breve per un altro incontro in, queste, in questa rassegna di storie dal Novecento. Che però, ripeto, continuano a emozionarci e ci possono dare tanto. Oltretutto, Marilena, molto bello anche l'accenno che hai fatto al Morandi oggi. Il Morandi nel senso proprio di questo momento storico ne può essere visto anche forse mal interpretato. Eh. E, insomma, qui c'è, sarebbe da dire, sulla solitudine dell'artista e la solitudine del mondo, ma discorsi molto complessi, e, però estremamente interessante anche l'accenno che hai fatto al... Morandi contemporaneo, che è un tema bellissimo, e... apre davvero altri mondi. Paolo, grazie ancora. Grazie a un, saluto. un saluto. A Chiudo subito il microfono perché, qui alla Fondazione Radianti, i giardinieri si sono messi improvvisamente a facciare l'erba <ride> quest'ora e quindi non voglio far sentire anche a voi il frastuono. Ma anticiperei nel ringraziare tantissimo nel complimentarmi con Marilena Pasquale. che il prossimo appuntamento sarà il 13 aprile con Martina Cornati, eh, che su questi stessi schermi, come si dice con gergo televisivo, parlerà degli echi etruschi nell'arte del Novecento. Quindi insomma un altro tema del Novecento, ricco di molte implicazioni, anche in questo caso con un addentellato molto raggiantiano che emergerà. Stasera non abbiamo parlato molto di raggianti, è stato citato, ma evidentemente Marilena ne aveva già parlato in una presentazione fatta pochi anni fa qui alla Fondazione Raggianti e fu una splendida lezione, quindi eh, la ringrazio ancora una volta, così come ringrazio Alessandro e tutti coloro che ci hanno visti e ascoltati, che soprattutto hanno visto e ascoltato le sapienti parole di Marilena Pasquali. Grazie ancora a tutti. Arrivederci. Arrivederci.